Buonasera da Europa TG, Toto Nomine al vertice di Bruxelles che ha preso il via oggi. Stasera è previsto un colloquio tra i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri per decidere la designazione del Presidente della Commissione europea. Al momento l'unico candidato sembra però essere Barroso. È invece braccio di ferro tra Polonia e Italia per la poltrona di Presidente al Parlamento europeo Mario Mauro e il polacco Buzek in lista per un posto. Disoccupazione, crisi finanziaria e vigilanza sul sistema bancario, i punti caldi sul tavolo del summit di Bruxelles. Tra oggi e domani i leader europei ne discuteranno per trovare un accordo, ma sulla vigilanza pesa l'opposizione di Londra, che non vuole tutti i poteri ad un'agenzia europea. Intanto nelle conclusioni ci sarà anche il tema della lotta comune all'immigrazione clandestina, come chiesto nelle scorse settimane dall'Italia. L'International Herald Tribune titola in prima pagina: accordo storico dei capi di Stato per salvare il clima, ma si tratta solo di uno scherzo di Greenpeace. L'edizione, che ha fatto comunque il giro del mondo in copie gratuite, era in realtà un falso stampato dall'organizzazione ambientalista, che ha spiegato: si augura senza molte speranze di vedere lo stesso titolo all'indomani della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà a Copenaghen il prossimo dicembre. Un sito internet inglese pubblica online i rimborsi spese dei parlamentari britannici ed è polemica sulla privacy. Il caso intanto ha costretto già alle dimissioni Kitty Asher, sottosegretaria al Tesoro, perché secondo i dati resi pubblici anche lei, come molti altri, si era avvalsa dello stratagemma di indicare la propria prima casa come seconda abitazione per poter pagare meno tasse. Gli aggiornamenti sul sito uelife.eu.